bellissima. In realtà no, il tavolo 1, questo è il tavolo 2 che state vedendo, che sono Stefano è 3-0, mentre Santa Maria dovrebbe essere 2-1. No, 2-0-1, una patta. Ah, una patta, ok. Mentre il tavolo 1, che manca all'appello, vede protagonisti per l'appunto Michele Alloni con Muricombo e dall'altra parte Marco Cavenago con Grul Tron. Colore famoso per tirare le botte. Tron. Però Tron, colore famoso. No, colore, che cazzo dico, mazzo famoso. Per rompere il mazzo. So. Ma non so perché tutti odiano Tron. Allora, mi sono perso. No, siamo rimasti al discorso di prima. Non sono rimasto. Tutti questi giocatori che odiano Tron, che non capisco. Ma non ne direi io. Allora, abbiamo alla sinistra Stefano con 4C Fantasia e alla destra Santa Maria. Ecco, allora, ragazzi, scusate l'ignoranza. Allora, adesso il buon Morino, esperto giocatore di lunga data, ci spiega perché il mazzo si chiama Cau. No, non lo so. Penso sia una citazione al vecchio Cowblade che c'era in Esatto, perché Cowblade si chiamava Cow allora? Sai che non lo so. Non lo so. Blade perché si giocavano le spade. Sì. Si giocava la mistica. Sì. Sì. Ok, Cow perché? Cioè proprio Cow, la parola Cow. Perché in questo caso... Io ormai posso venire? Sì. Venire nel senso, quale senso? Qua. Ah, guarda che qua c'è la sedia. Cioè popcorn della disgrazia. Cioè io pensavo che fosse, cioè boh, non lo so, i... Allora, no, no, invece no, che, cioè, qua, proprio, no, qua no. Unisce la parola cat, perché è con la e non è cow. Ah, cat e oak. Esatto. E infatti io pensavo una cosa del genere, però okay. Dopo ho appunto scoperto l'esistenza di Cowblade e quindi ho detto, perché? No, no, in questo caso no, sempre di io, è un gioco di è un gioco di parole. Ok. E allora, per prendere la lista, che dovrebbe essere una lista... UV, quindi Azorius. Sì, sì, Azorius. Ci abbiamo giocato prima nell'amichevole. Sì, ma nessuno vi stava guardando. Ma che cazzo dici? Dopo la pubblichiamo su YouTube. Attenzione. Bellissimo. Ora Santa Maria gioca il chierico che distrugge il Beetle, perché il Beetle è anche un... No, il cane. È il cane. Il cane è incantesimo, il Beetle è artefatto. Ora non so cosa sia il Courier, ha giocato il Courier. Rivela le prime due del mazzo, ne mette una in mano, se si mette in mano artefatto guadagna vite. Tre vite. Okay. Però se non... Però può mettersele in mano... cioè qualsiasi può mettersi in mano, se non sbaglio. Sì. Molto forte, ed è un 1-1 volante. Costo un incolore e una due brainstorm. Mana. No, uno bianco, uno blu, un incolore. Curiosa questa brainstorm, perché mi sta inoltrando un po' nel mondo di Cowgate. E tendenzialmente la fai quando hai già fatto magari il falchetto, lo squadronotto. Quindi probabilmente avrai in mano una Sparrens. Oppure merda. Probabilmente. Sì. Sta cercando una risposta. Allora, aspetta, rispondiamo a Davidonex. Com'è che si chiama? Non riesco a leggere. Vabbè, lo chiamo Davidonex. Spero non si offenda. Modulare. Allora, io ho usato un mazzo in una tappa che è un Boros. Sì. Fondamentalmente base Synthetizer. Però al posto di Seeker, Kuldota, Rally, quelle carte lì, ho messo la componente Affinity, ovvero 4 ranelle e 4 Mirror Enforcer. Questa? Non la so. Aspetti, yes. Ah, è Resurrection. Nuova carta di Brothers War. Brothers War. Ah, il rianimino a 2. A 2, esatto. Un che mette artefatto o creatura in campo. Se è una creatura prende un segnalino +1/+1. Veramente forte. Mm-hmm. Forte. È arrivato uno Spell Pierce. E comunque per finire Davidone, giocavo pure il cane, il tracker con modulare. E che si praticamente si pompava molto
lanciando comunque più spell a turno tra Synthetizer, Glintalk, così, e nel caso gli davo imbloccabile con Wedding Invitation, nel caso morisse mettevo i segnalini su o la vanella o il mir. Comunque funzionava più o meno così il mazzo. Era abbastanza carino. Ora tiene entrambi in cima, Santa Maria sta ingranando nella, nella strategia di Cowgate. Secondo me questa è una bella partita, sono due control. Sì, un po' più tipo mid, esatto, Cowgate, o da un momento all'altro diventare un aggro. Esatto. Quindi cioè Cowgate non lo vedo molto come control, perché comunque non ha recursion, non ha molte. Però in è un mid, diciamo. È un mazzo un po' difficile da classificare, perché è un po' mid, di tutto, secondo quindi me. Qua arriva un Kenku, un bel palo nel Bojiji. Nel Boseggio. Esatto. Oh, anima una terra, l'anima tappata. Un danno da parte di Ste. A fine turno, Brainstorm. Ste che sta giocando G-Sky, giusto? No, Ste sta giocando 4C Fantasia. Era un vecchio mazzo proposto da Simo nella scorsa lega. Ah, oh, non mi ricordo. Lo sta giocando Ste. E lo sta giocando Ste. È il mazzo di Simo, però. Cioè, proprio le carte sono possedute a livello legislativo, cioè proprio possessione dell'immobile. Possessione demoniaca. Manda al cimitero un gattino. Un gattino importante. Un gattino è una carta veramente forte. Arriva Journey sulla terra. Probabilmente, esatto, sulla terra. Ste si è tappato. Però comunque, vabbè, ci stava. Pieno di carte in mano. Il vantaggio l'ha fatto. Sicuramente se non è fumetto sarà un casino per sempre. Mette pure il gattino. Tale con il cucchierico. Sta open di 2, di 3. Avrà in mano probabilmente un counter. Complicata per sé perché adesso ha due land. E in un mirror di. Cerca di rifare ancora il resurrection. Di esatto. Questo tipo diventa difficile giocare con Brand. Spell Pierce. Però gioco la terza. Adesso flippa The Modern Age. Modern Age che secondo me, a mio parere, tiene un po' in piedi questo mazzo. Beh, ti dà vantaggio alla fine. Perché se tu vuoi avere un'altra carta puoi comunque mandare al cimitero il gattino e poi soprattutto cosa sottovalutata ti permette di giocare poche creature perché anch'essa ha una certa diventa una creatura che comunque ha un body bello sostanzioso, non è un body esatto. Ora pompa il gattino, diventa un 1 2 3 5 6 6 6 life link. Io ci ho giocato prima di una certa col gattino è diventato insostenibile. Sì. Vediamo un po' se Ste riesce a recuperarla. Ma tante, c'è da dire che ha poche terre ma tante carte in mano. Sì, molte più di Santa. Però la situazione della board è molto a favore di Santa. Sì, considerando, sì, considerando il numero di lande. Non sappiamo se Santa gioca. Ritenta per la terza volta di fare il. Santa il gioca le cose, le. Quelle che pescano due, che hanno flashback. Deep Analysis. Le no, Deep Analysis non le gioca. Non le gioca, comunque. Non lo so. Però gioca i Counterspell, come vediamo. Questa Resurrection non vuole fargliela passare. Quindi. Terza Resurrection campionata. Non lo so, perché Cowgate è molto standard nelle liste, ma a seconda del giocatore cambiano quelle due o tre carte che. Vedere da liste base intermedie. Giocano, già ha aggiunto uno spell pierce. Perché ne abbiamo visti giocare due. I counter spell li giocano in tre o quattro copie. Il Brainstorm. Quello si gioca sempre. Poi Modern, i consider. Ha pompato di nuovo il gattino, vero? Le differenze che noto di solito sono tanta gente che taglia appunto le, i guardiani per mettere lo standardiere a 4. Oppure alcuni ho visto che stanno togliendo una counterspell per mettere più pierce.
Hai presente Stand Up Here, quello costa 2? Ah, quello, ho capito, ho capito, ho capito. Ce n'è un altro che fa la stessa cosa, ma costa 4, ma è un 2-4. Quello, sì. Tu dici quello costa 2 bianco. Coalition, sì. Honor Guard. Ok. Stessa cosa, per ma stare, costa 4. Sì. Mm-hmm. Per stare sopra nel Mirror, di fatto, perché il cancello del basilisco targeta una creatura bersaglio, non una tua creatura. Mm-hmm. Ponder, la carta preferita di Santo. Per te. Sì, scusa, per te. Se giochi il blu, lo giochi sempre. Okay. Almeno uno va giocato. Comunque sì, la carta che fa la differenza in questo incontro è la terra animata da Kenku, perché non permette di far passare nessuna carta pompata da Santa, seppur gli fa guadagnare vita. Penso sia quello che ho detto prima. Ecco il perché ha provato a counterare in tutti i modi le Resurrection, perché col Kenku non voleva proprio farlo entrare. Ricordiamo che Santa... proprio il fatto che i cancelli pompano a velocità sorcery avrebbe potuto facilmente bloccare la carta pompata. Salta, oltre ad essere un ottimo giocatore, il Brack, grazie per il follow. Grazie il Brack. Esatto, Santa, oltre a essere un grande giocatore, ha anche il cazzo gigante. Ah sì, non sapevo questa storia. Sì, sì, io confermo, giocavo a basket con lui, ho fatto la doccia con lui, infatti potevamo farlo solo due alla volta. Donne della magia, se siete interessate. Bella il Brack. Grandissimo. Ora gioca la carta più forte di questo mazzo, che è Squadra Nook. Ah, pensavo... Profetessa. Ah no. Ok. È monopoli di Profetessa. Esatto, perché tanto con i cancelli puoi splashare il rosso. Vediamo un dignitario. Un dignitario che è stato. Sì. Come dignitario? Dignitario. Ma davvero? Qua, di me. Fortissimo. Fortissimo. La ribalta ste con dignitario. Fumi ciclato. Sì. Sta pazzesca. Quello non può attaccare, giusto? Mm-hmm. Sì, mi mio padre Morins. Grazie. Sì, il Kabuki Montenegro. Che carta è il Kabuki? Ah, ok, posso Tanuki. Il Tanuki è una carta che il dottore qua di fianco in regia gioca nel suo famosissimo BG Tortex. È quella con Channel che rampa e poi è un tipo un 6-5 trample. Sì. In Tortex è giocato monocopia. Mm-hmm. Poi non penso che abbia altri utilizzi. No. Abbiamo una journey sul dignitario. Quindi anche quel problema. Salutiamo Super Chef. Che si è portato con Prime. Per 3 mesi. Grazie mille. Mazzo di Dio. Non è vero! Attenzione, viene trascurato. Non è trascurato dal proprietario, intanto lo gioco, soltanto che mi sono dedicato a stare dietro lo schermo, che sia buono per 3 mesi, quindi tanto penso sia mille. Uno di noi, Super Chef. Grazie mille. Grazie, grazie. Chi l'ha montato e poi non l'ha più usato? Ah, ciao Ceres. Merda! Il mio è Brazilian Tortex. Vai cagare. Fortissimo. No. Comunque vediamo che la partita che è stata impostata da Santa è stata quella più di control che di midrange. Esatto. In questo caso vediamo come vincere. È che appunto Kaukade riesce a spaziare tra l'agro, grazie ai cancelli del gattino, e al control, quindi no, vediamo come questi i mazzi che adesso sono che ci sono in pauper, soprattutto quelli più nominati, hanno più strategie al loro interno. Ubi ninja. Adesso c'è il mio Ubi ninja. Sì, vabbè, ninja non è, sì, vabbè, comunque può essere un tribale però supportato appunto da creature evasive.
che di solito sono fatine, rogue. Ci sono un po' di creature evasive. C'è anche il serpente di Amon che è imbloccabile in questa linea. O anche il Changeling di Modern Horizon 1, imbloccabile, che tra l'altro, essendo Changeling, è sinergico volendo con le fatine. Vero, vero. E io ci avevo provato a fare un Dimir così. Ha funzionato? Nelle amichevoli sì, in torneo non l'ho provato. Però, però avere 12 fatine comunque avendo spell stutter abbastanza forte. Praticamente diventa counter spell quella roba lì. Ora io stai, non so, non ho la minima idea di cosa possa dare. Potrei ipotizzare qualcosa di santo. Posso dire che giocare con quattro colori tutto. Tutto, in effetti. A parte il colore che non gioca è il verde, giusto? Sì, non gioca il verde. Santa ha a disposizione di sicuro idropiro. Sì. In questo caso penso che Pyroblast o Red Elemental Blast. Anche Relivia, io metterei. Anche Relivia l'abbiamo visto giocare appunto. E le Revoke. Revoke su terra, animata da Kenku. Anche su terra e basta. Anche su terra e basta. Vero. Ok. E cosa togliereste voi? Dal main, di sicuro io toglierei... Allora io cancelli, non Fumi. Saprei come sei dato. Bravo, Fumi, qualora li giocasse in... Sì, Santa li gioca perché l'ha ciclato prima. Ok. Poi, boh, non sono molto esperto del mazzo, però... Le Strength. Le Strength è un buon side out. Guardiano... No, lui non gioca Guardiano, abbiamo detto gioca l'altro. Boh. Potrebbe essere un buon side out anche la Honor Guard. Magari il chierico. Però esilia una carta. Bisogna andare al cimitero, fa due vite, spacca. E il fatto è che forse entra con cose più efficienti per esiliare, perché magari in certi spot non è così tanto rilevante. Cioè, in quello spot che l'ha usato sul cagnolino, però... Cioè, dico obiettivamente. Certo, se non dovrebbe giocare. Esatto. Incantesimi particolarmente opprimenti per Santa. Quindi passerebbe da. Con le tue parole. Passerebbe da una strategia di risposte a una strategia tra risposte e reattività. Sì. Potremmo giocare le revoke. Il system o le reliquie del progenito può decidere a seconda della situazione che cosa giocare, se impostare una giocata proattiva o reattiva. Intanto vogliamo ricordare, anche se non ce n'è bisogno, quanto sono belli da capire. Giamma con Boros Clown, voi sapete come sta andando? No, prova a sentire quanto va Giamma. Sì. Boros Clown, che è un mazzo bellissimo, soprattutto per i token clown con la faccia di Joseph. Esatto, no, ma lui Davide lo sapeva perché mi aveva detto mandate già in streaming. Io l'ho saputo stasera quando sono arrivato un po' prima. Joe mi ha detto mandate già in stream perché hai i token con la mia faccia. E è impazzito. Ottimo, ottimo. Intanto parte questo G2, terra tappata. Ora stai il turno 2, terra, è una montagna, wildfire. Partenza a tuono. Allora, Gianmaria si trova nel tavolo 6, di conseguenza sarà 3-1. 2-1, giustamente perché è il turno 4. 1-1-1 al massimo. Comunque Wildfire, che non pensavo se giocasse. Sì, viene giocato. È proprio quella carta che sposta la matchup, nel senso. Partire con un Wildfire a turno 2 o non farlo cambia veramente tanto. Sarebbe stato forte. Comunque contro Gates è forte anche sul suo Gate. Sì, perché comunque toglie Basilisk. Non mi ricordo più questo inserimento. Però c'era un molto. Grazie. Basta, cazzo. Non mi esco per non mi chiede. Ok, questo.
preso nero, quindi abbiamo già tutto lo spettro dei colori. Mentre Santa fa modernelli e scarpa di Panasio. Chi è gioca, sia? Quindi? È un chierico quello. Quindi Camme diceva che non la giocava, no, a quanto pare la gioca. Pare. Quindi Camme non ora... Non vedo qual è la carta, perché questo riflesso è devastante. Penso sia un chierico, perché andrà distrutto l'incantesimo. Sì. Ha fatto un'altra... Deve essere foil. Un altro wildfire, e qua... La partita cambia. Minchia, abbiamo 5 lande contro 3. Non è più incassato come prima. Il Numir. Leggete il labiale. Si è rovesciata la bevanda. Vika ha vinto il milionario. La lotteria. Non sa come esultare. Vabbè, porta bene, porta fortuna. Sì, esatto. Come la merda calpestata, porta fortuna. Ma dove cazzo vivete, porta fortuna la merda che calpestate? Vabbè, niente. Hieroglass Modern Age, cioè sta proprio opprimendo le giocate dell'avversario. Abbiamo visto che si è completamente... Che tra l'altro Santa ha saltato l'endo. Sì, e non voglio fare un po' il bufones, ma secondo me... Vabbè, ormai se l'ha portata, lo faccio io, se l'hai portata a casa. Per rispondere a Davide... Vai. Il motivo di scegliere land indistruttibile è per la versatilità, per Affinity, che ti permette di andare in Metalcraft o migliorare Affinity, 2 per poter utilizzare Wildfire su te stesso e salire di land, 3 sei sotto a quelle carte che sono come Dust to Dust o Revoke Existence, e 4 in questo caso con Kenku ti permette di alzare esatto. Creare anche una minaccia tramite l'animazione della terra. Esattamente. Questa brainstorm alta la terra in colore. Santa non lo vedo tra i più agili. Ha passato. Santa lo vedo agile come un elefante in un negozio di tra metafora, però voglio farlo vedere. Di un negozio di cose fragili. Vabbè. Comunque questa pranza di Santa è stata un po' della disperazione, perché senza la pranza della muerte, uno shuffle effect rimani bloccato e... No, guardate quante terre a ste, quante terre qualche carta in mano. Sì. È proprio questo che vuole fare. È un Jeskai col nero. Ricordiamo, il nero ti permette di avere carte in più, soprattutto su creatura. No, gioca sempre 60 carte. O un Grixis col bianco. O un Grixis col bianco, hai ragione. Non ha ceduto un Mardo col provocazione. Un Mardo col blu. Non ha ceduto la mia provocazione. Gioca sempre 60 carte. Esatto, tu hai detto carte in più, però sono sempre 60. Risposta in più, scusa. La risposta in più, sì. Però sono sempre 60. Eh? Risposte diverse. Mica. Ci sarà qualcosa di diverso, perché se sono sempre uguali. Vabbè, no, ci sta. Io sono un... Il nero ti dà accesso a delle opzioni, tipo le rimozioni secche, i fiumes che stanno fuori da strength. I fiumes. Cazzo, ridi. Potremmo chiedere il perché. O anche le dures. Ora stiamo parlando con le estes. Possiamo chiedere a ste il perché il quarto colore è nero. Esatto, perché il verde. Perché il verde fa cagare. Esatto, la Storm non ti serve. Orso Grizzly 2-2 no. Costa 2. È fortissimo. 2-2 costa 2. Questo è quello con Threshold. No, quello che dà. Quello Threshold è costa 2. 1-1 costa 2. Che quando Threshold è un 2-2 è costa 2. Basta. Ah, ok, fortissimo. È quello che dal cimitero fai. Non no, neanche. È un 2-2 a questo punto. Neanche. Cioè, pensavo fosse. No, la mamma orsa dal cimitero. Com'è che si chiama? Fortissima, raga. Vabbè, giocate la mamma orsa. Santa rimane sempre tra lande. La partita è stata ribaldata. Però ha dovuto scartare Spell Pierce. E il granchio.
Quello ecco. Mi pare che sia un granchio. Quello è un Santa è bloccato a tre lande, però ha 27 dignitario. E 27 vite, però. Però vediamo anche che non, non è ancora stata. Le creature vanilla non esistono nella testa del libro. Non sono ancora stati giocati quelli effimeri. Quelli effimeri che, che permettono di fare recursion o di avere triple TB nel caso. Soprattutto di poter esiliare le risposte. La combinazione di colori abbinata a un mazzo particolare che voi avete giocato. Rakdos. Ultimamente Abzan su tortura. Ho giocato 4C in elementali. Io gioco solo Goblin Combo, quindi. Sì, ma gioca. Ma abbiamo detto particolare. Vabbè, non è che ci sono 4C, ora in Pauper si può fare. Quindi non è così. Non saprei, io sono molto. Affezionato ai miei mazzi, quindi difficilmente vado a scovare mazzi nuovi. Intanto non ho visto che carta ha giocato ste, è coperta dal. No, no, è sempre la carta di prima. Dal riflesso. Quella alla destra di Dignitario. Sì, è sempre quella di prima. Quella di prima. Ora. Michele il Chierico. No, il Chierico l'ha messo sotto Viaggio verso nulla. Ah, chiama squadra. Ah, chiama Squadronok, lo farei entrare? Sì, sì. Intanto vediamo come. Cioè, Santa, comunque. Fatica a trovare le risposte. Non lo so. In non questo so caso, se sta aspettando. Sì. Comunque, o magari è rimasto con. Sta aspettando che giochi tutto e il fatto di avere anche lo spot corretto per fare quello che può essere un Fumi o un Abs of Adar. Che gli permetterebbe di liberare quello che è il terreno. Comunque anche di... Santa. Ora posso dire una cosa. È andato in discard. Comunque anche lui ha tante carte. Posso dire una cosa in tempi non sospetti? Io qualche turno fa non avrei dato mezza chance a Santa di vincere. Esatto, era quello che stavo pensando anche. Invece io. Adesso sembra quasi di non rivalta. Ah no, è un Encore Skyfisher. Cioè, comunque Ste ha molte lande, ha più recursion. Però Santa, cioè a livello di board non è messo così male. Però Stefano si è tenuto molto indietro in fatto di board per dare meno. Magari non ha visto quelle che sono i suoi pezzi chiavi. Oppure ha deciso di sua iniziativa quello di rimanere più indietro. No, penso che non la giochi iniziativa. Vic, adesso te la butto fuori subito l'ultima battuta. Perché comunque continua a prendere danni. Allora può cioè, essere effettivamente. Gates è quel. Cioè, comunque tu dici se c'è rimozione. Però se c'è rimozione rifà il gatto. Far due ha giocato 9 lande. Perché ha rampato di 2. Contando tutto. Sta flottando. Può essere effettivamente che. Dice che lei stia flottando. Cioè, sì. Lei dice che. Il buon Stefano Barbieri stia flottando. Perché non ha giocato neanche un ponder. Stefano Barbieri, il più bravo della Lega Martesana, a tagliare i capelli. Cioè? Perché è Barbieri. Si copre la bocca, ma sta ridendo anche il buon Morino. Rido e soffro. Nello stesso momento. Gioca figa, gioca tutte le carte forti del Pauper, le gioca quando pare. Gioca monocopia di tutte le carte forti del Pauper. Ha guardato tipo su Goldfish la classifica. Le prime le prime 50 e le ha messe. Le prime. Vabbè, quello che è. Allora, vediamo che ha due counterspell, squadra nocca, un viaggio verso nulla. Chi Santa? Santa, sì. Un Fumi, una reliquia. Sì, reliquia. Non vedo le ultime due a sinistra. Che erano carte bianche. Ma non la revoke. Quella prima è o revoke. Erano due revoke. O è, come si chiama? Destroy Evil. No, penso sia un revoke. Però penso. Revoke.
Preferirei avere un revoke con le sue. Ecco, abbiamo il target di revoke. Oh, che giocatore santa. Cioè lui ha in mano una carta morta in questo momento. E l'avversario gli offre un target per quello. Esatto. È veramente un giocatore. Este però comunque potrebbe avere cose tipo effimere, proprio così. Tanto il fatto che l'abbia slandato non so quanto sia. No, lo dovrà andare prima, no, magari adesso gli togli una creatura. Eh sì, però cioè non so quanto gli interessi a ste. No, certo. Ok, ha giocato secondo core, riprende in mano Kenku, lo rigioca, seconda lambda animata, gli permetterebbe di... Ce l'hai fatta? Hai vinto? Sì. Quanto stai? 3. Che forte. Raga, contro Tommy G3 ho tenuto monolanda, mano fotonica, lui è andato a 5 monolanda, io ho pescato landa, perché avevo la mano fotonica? La bravura del giocatore. Cioè avevo tipo tutto in mano. Cioè, non come Vincenzo che ha tenuto monolanda e non ha pescato la. No, ma infatti la risposta, cioè per Vincenzo di pescare bene. Esatto. Poi lui, vabbè, lui è andato a 5. Sì. Allora, la risposta su questo caso gira tutto. Okay. Gira i volanti. Diciamo che li prende. Imbarazzante, commentano. Imbarazzante, commentano. Che ha scritto? Ceres. Fatto bene, sì, giusto. Sì, sì, imbarazzante. Cioè. Ok, ok, Revoke, che era quella che avevamo visto. Ha deciso di giocarla adesso. Perché poi. Vediamo se Santa cosa ha fatto. Allora. Due ne ha giocati? No, adesso. Sono contento, forse ci sono finite anche poco. Ma c'è vero? C'è piatti di ruoto. Però ma sono due sacchi. Relli. Certo, tu sei sacchi. No, sei no. Tre. Sei, diciamo, un pezzetto. Sì. Cioè, Babbo Natale. Però spacca subito reliquia. Ecco, un pezzettino. Poi dopo lo tagliamo. Sì, esatto. Tanto c'è mica addosso. Sì, sì. Cos'è G1, G2, G3? G2. Bombetta. Vinto Santa prima. Vinto Santa. Zero. Questa bombetta può essere un ottimo risultato nel caso in cui quel gattino se ne vada. Ma anche Santa c'è una bombetta. C'è una bombetta, scusate, non è vero. Tra l'altro Tommy si è sbagliato. Cioè? Perché mi ha segnato le cripte. Le? Ma le cripte di Tommy. Okay. Perché pensava che il Madness scarti e trigger. Però si scarti, ma. Eh sì, ma vai in esilio subito. Sì, no, ma no, vai in esilio e trigger. Infatti. Sì, non passa dal cimitero. Sappiatelo. Lo sappiamo, abbiamo qua due giocatori di Madness. No, beh, magari. Ah, Madness, no, allora cazzi loro. Tu non sei compreso. Uno in due. Ah, allora dica. Tutto a posto, mi sono ripreso. Ok, pompa per 5. Cancellia? Ah, 6-6. Oh, Strands. Counterspell. Ma non è. L'altra l'ha già girata? Non lo so, ma ha tutte le creature da passare. Non è da 7? No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sì, è 4. Ok, giusto. No, no, mi stavo chiedendo, l'altra ce l'ha ancora al cimitero disponibile come Santa no? Si è partito sotto un terreno. Minchia, dovrebbe ha fatto doppio wifi. Però Santa, vi ricordo che ha una living gun. Quindi in teoria in Endless. No, non è sì, sì, in teoria, quella che non si vede. Ah, scusate. Cioè, quindi lui tipo spacca, toglie Prismatic Strength e poi in teoria. Deve togliere anche Core. Ah, già, sì. Magari c'è la emozione. Vediamo se niente spacca la reliquia. No, la semplicemente la fa sempre girare. Anche perché non ha il mana per spaccare. No, sì, ce l'ha. Sì, quella. Ah, sì, okay. No, no, non semplicemente. La spacca, infatti. Avevi sbagliato. Oracolo di Delfi, dei miei coglioni. Hai sbagliato. Cos'è che hai detto? Oracolo di Delfi. Ma è lui che ha detto che non poteva. Infatti, io. No, tu hai detto no, no, non la spacca. Io ti rompo te. Adesso non la spacca. O io ho detto, vediamo se la spacca. E poi no, no. Sono un po' nervoso stasera, sono stanchi. Sì, io sono nervoso, sono polemico. Ma se non la WhatsApp. Eh?
sono polemico. Ti dico di controlla WhatsApp. Io? Sì. Perché? E boh, cioè, dice la chat. Ah, lo dice il Cheves. Santa Maria cosa ha fatto? Ha fatto una rimozione. Che imbarazzo. Ah, no, ah. Ma l'avevo fatto anch'io, no? Okay. Sì. Che boh. Va bene. Comunque, vediamo un po' come, se si conclude sta partita qui. Altro gate. Ha parato comunque. Ste comunque ha due carte in mano. Cioè, con tutto il vantaggio che ha fatto, cioè proprio ha fluddato come la merda. Sì, d'accordo. La merda fludda molto, cioè proprio famosa. Okay. Cioè proprio sul dizionario, sì. Se tu vai a cercare merda. Cioè, sì. Dici, è quel. Flooda. Cioè quella oggetto, quel. Che fludda. Sì. Che cazzo le stai sparando? io volevo rivedere tutta la streaming con Mammy che gioca col mazzo. La G2 è stata. Quanto ha fatto alla fine? Era tavolo 1 lui. Però ha perso. Ma ora, no, non ora. Ha perso quarto turno, il tavolo 1. Quarto turno era tavolo 1. Ma davvero? Pazzesco. Probabilmente era 3-0. Mazzo di Dio. La domanda sarebbe cosa potresti fare per mettere sotto di sto game. Boh, c'è Vika. Però ti posso dire cosa Fontana. può ribaltare. Fontana oppure un altro game. Ribalta, finisce il game. Non so la lista. Elementalista. Però. Elementalista più non, film esatto. La ribalta sì, sto game. Continua a fare il loop o tardare a cena, rimette dignitario e iniziare il loop di dignitario. Quindi fare un lock. Cioè dire che anche Santa pesca non fa niente. Il problema però è che. Però tu non eri ancora qua. Una certa, c'era Stefano tipo 7 carte in mano, 7 grande in campo, Santa con bloccato altre terre. Sì, non è. E poche carte in mano. Ah, mica Santa ha recuperato un botto. Ha recuperato un raga, l'abbiamo proprio buffato perché ha detto. Cioè, turno 2 io ho detto. Ma cioè, Santa tu, concede. Anch'io l'ho pensato, sono sincero. In quella stazione non avrei scommesso mezza lira che Santa. Abbiamo Omen of the Dead. Guerra di counter un fatto. Cos'è che, però era un negate, può essere, sì. Non riconosco l'art. Penso abbia ripreso Coro. Esatto, sì, Omen. Sì, è negate. Con l'art più schifosa che ci possa essere sul pianeta. Cioè, c'è l'archivio mistico, ci sono quelle ultra fighe con i cosi che tipo onda energia. E gioca quella. Sì, sei polemico, un sacco. Figa, sì. È mai l'alcol. Sento Simone Reale urlare fortissimo. Sì. Sky siamo in due. No, è Coalition. Standardiere. Questa, ragazzi, è Coalition. La carta del partito. La carta del matchup. A meno che Santa riesca a levarla. A meno che Santa abbia Journey. Un altro Journey, però. Ne ha giocati due. Deep, esatto. Ponder. E? Branzo. Sto cazzo. Sto cazzi tuoi. Ma non Revoke Existence. Che dopo andiamo a me. Ma che c'è fuori testa. Deep Analysis. No, c'è la stessa finita stasera. Ha un Dust to Dust. Santa? Sì. Anche Revocare Resistenza. Non ho visto cosa ho messo in fondo in cima. Ho visto che aveva Deep Analysis forse. Sì. Uccellino. Squadra Nook. All'inizio pensavo che fosse Olivia Scolane. Sei fuori come un cannone. Mi ricorda con Moon Drifter PS2 scarto. Lui? Sì, sì. Da sano però. Aspetta, poi c'è la coach. Che cazzo ho fatto? E si mette a ridere. Comunque alla ricerca di un modo per levare compulsiva. Ma non è un gattino, deve trovare un modo per levare l'Honor Guard. Sì, che alla fine di rimozione gate gioca solo quella, cioè l'Honor Guard è come lo standard, cioè qualsiasi cosa bersaglio. Sì, 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 sì. Allora va a bersagliare che in questo strappandolo, poi si targhetta su standard. Peccato non può fare il cancello sempre. Deep Analysis. Deep Counter ok, stai a 4
Cioè dire che 60 tiene... Più che altro adesso è il tempo che farà... Infatti non sono solo quando ho finito io forse tipo un quarto d'ora. Ok, allora ci può essere... No, 25, per... no, 20 minuti. Ok, allora il tempo ce l'ha tutto. Ha giocato il courier, adesso... Beh, solo per pareggiare, però fa... ho visto una seconda counter e il secondo standardiere, prenderà lo standardiere, mette counter... Cos'è che ha giocato? Ah, il... Al cimitero? Non è il fondo? No, al cimitero. Cosa? Consigliate Oracle? No. No, è il cimitero. Ma è tipo quello bianco-blu? No, il courier. Sì, il courier. Che costa... cos'è, 3? Sì, sì, un incolore, un blu, un bianco. Sì, ci vengono, scusate. Che forte. Beh, considerando il mana specifico, ci sta. Cimitero. Ti da, ti permette di guadagnare la vita. Prima e cancello. È la quarta che tira di Branza? Mm. Sì, secondo me è la terza, la quarta. La terza tutta, perché ne ha tirata una, turno 2. Una il turno primo. Quindi sta finendo le... stiamo vedendo che sta finendo le risorse questo. Sta mischiando. E ha giocato forte di questo mazzo. Comunque c'è cioè, proprio la domanda cosa sì. può pescare così. Standardiere. Standardiere. Okay. Però non perde, ma non può vincere. Cioè, boh. Una però santa sì. 10. Adesso può vincere. Di? Core. Alla fine attacca con le indistruttibili, attacca. Ah, dice che con Deep Analysis. Sta memando, sta memando. Ah, hola, raga, scappo che domani ho l'elevataccia. Ciao, Dega. Quanto scopa Degano, ragazzi? Non lo so. Non lo so. Boh. È indefinibile. Ah, visto che è finito la tappa, io posso considerare questo. Sì? No. Sì. Ci sono bello lo stesso. Fino ai capelli. Vuoi prestarmi un po'? Ma io vuoi, quindi posso fare una lacrima? No. Ci ho quasi che scatola di panalisi che targetta standardiere talmente forte che diventa un player attivo il terzo in gioco e vince e pesca le carte sì. Questo cappello attacca addirittura con Kinku sperando di portargli via cappellino. Attacca con doppio core e qua la partita si è un po' ribaltata. Oh, Santa, non esci, concedi sta partita, porco Diaz. Più che altro è un vantaggio, non ha senso per lui concedere la partita. No, mossa sotto. No, perché potrebbe trovare due giorni. Raga, va. Significherà. Ma stai a questo è il mio stesso problema, che non capisco quando concedere. Questa ma tu giochi Burn. No. Ah, tu stai parlando in generale. Okay. Ecco. Buonasera, signori, come va? Buonasera. Allora, amici. Non volevo distrarvi. No. Tanto siamo in situazione quarto di stallo. Quarto cancello da basilisco. Non proprio di stallo, sono stati due ribaltamenti. Ah, dica. E qua vediamo. Ci sono stati più ribaltamenti di fronte di una partita di FIFA 12. Minchia, FIFA 12 è FIFA. Perché era proprio FIFA 12? Del perché FIFA. È l'ultimo che ho giocato. Non c'è ancora droba. Esco. Un giocatore che odio a causa di Fabio Cavetta. No, di. No, aspetta, Marianella. Odi Drogba? Sì. Fuori. Marianella mi ha rotto il cazzo fuori. Con quello lì. Drogba è il giocatore preferito. Va bene. Io odio Marianella che beh, Marianella ci può stare esaltarlo. Ma guarda, tipo, meglio Marianella che Adani. Sì. Ok. Mitico. Questo è un altro. Cosa ha giocato che ha partito un urlo? No, è Simo che sta urlando. Che ha la convulsione. No, Simo. Simo prima ha fatto Full Storm Knowledge. Cazzo, è Shriver. Allora, TG Lotus, grazie per il follow. A me spiace dirlo. Mio padre. Quella carta dovrebbe essere un umano. Ah, quella che fa il pesce. Che è quella che fa il pesce. Quando è al cimitero, ha un incolore, un blu. Ah, così. È quella che gioca Santa. Okay. Sì, sì, è la sua carta. 2-2? No, 1-1. 1-1, però è imbloccabile. Imbloccabile, cioè, sai cosa mi ha detto? È più forte di guardia del parco. Questo non penso, però è più forte perché la cimitero ma lo fa anche cioè solo dal cimitero. Se no, normalmente sarebbe un 1-1 bloccabile. Beh, la guardia sta anche fuori dalle varie rimozioni, tipo non so, tipo cast down, quelle cose lì che comunque impauper
si giocano abbastanza. Ah, si è dato il gallo, sì. Perché in questo caso tu lo puoi fare come abilità. È incantevabile. No, aspetta, la spella per fare il pippo io devi ricastarla, no? No, è proprio un flashback, un'abilità, è un'abilità. Un'abilità. È una roba da granchio. È un'abilità. Sì. Prova da granchio. Ma scusa, la carta esatto. Non è una sorcery. Una creatura. È una creatura. Ah, quindi c'è tu, dal cimitero. Ah, ok. Puoi esiliarla. Quindi lo puoi fare in risposta a ti esilio il cimitero. Puoi si stringo la mano? Dopo Vratta la puoi rimettere. E Ste gli ha dato il passo o gli ha allungato la mano? Gli ha dato il passo. Ste può ancora vincere. Però Dust to Dust lo vorrebbe fare su Spellbomb e ma scusami Wanda. I standardieri perché Spellbomb? Li in questo caso lo spacca pesca ma non va su no. Non va su standardieri in questo caso perché non è targettabile non è un bersaglio valido ma ne ho due di standardiere? Io ce l'ho sì. Ma Santa è un po' più secondo te questo beh Andrea Santa. Sta vincendo di uno? Andrea 1-0 sì ma Santa ha vinto no non è vero figa è andata malissimo no può attaccare con i tre falchi e l'imbloccabile ma l'imbloccabile non l'ha messo questo. Il pagliaccio controlla WhatsApp mica sì no lo so è andato lo sticker. Cioè non gli sticker. Più che altro che ha due di Magic ma un sticker. No, sticker di Magic fa anche cagare. Con il blu potrebbe avere sempre uno snap. Devo ora che lo sbaglio per rimbalzare il pesciolino. Prendo un mono nero. Volevo portarlo. Sai cosa che oppure giocare un cast down. No, d'accordo. Porterebbe invece un botto. E infatti se vedi sta girando solo due squadra nook. In generale è super basta. Stasera l'hai portato. Io ho portato un mono nero. Ma dentro avevo quattro carte bianche, due guardiani e due ephemerate. Da fare sui cheatering e ma i cheatering, guarda, li ho comprati fuori. Okay. Cioè, ecco cosa potrebbe fare. Persa con Simo. Chi santa. Per sopra. Può sacrificare i gattini. Monarca. Ha fatto vantaggio. Sacrifica i gattini. Con Air, ne puoi rimettere in gioco uno. Come prova e attacchi con i gattini, ti li blocca per forza, ma dai comunque per due vita. Tu li imbalzi. In questo caso non hai problema di avere la bombetta. Perché tanto è già stata utilizzata. No. E di conseguenza sei comunque andato a più. Sì. Ma con Guldota? Quella moderneggio con i gatti. Sì. Ma perché c'è di. Vuoi dire che non è girato? Un mercante grosso sono scelti. Vuol dire che 4 films. Si è andato qualcosa di storto a lui. Santa di messa inizio si dimentica le cose. Questo turno l'ho messo. Ma secondo me Santa si è dimenticato di girarla perché a questo turno ha giocato solo Dust to Dust perché c'era Vogue Existence sopra. O magari. Più che altro è che messa lì a bordo non ho. Era fuori. Però 31 di nuovo. Stesso mazzo. Attacca con due squadre nuove. Sono per di End of Festivities. Cioè 0-2. Beccato Barry che giocava a bonus. Però gli ha fatto male. Non l'ho visto, però. Sì. L'ho messa, non ho beccato nessuno con mono nero. Però. Quattro carte. Ma cos'è il terzo turno, tipo? Sì. Nel caso in cui avesse uno snap. Allora, scusa, sono. Ah, dico, ma avendo giù due Skyfisher, perché Santa ha attaccato di Hawk? Uno l'ha tenuto, eh? Uno l'ha tenuto, però. Ho capito, ma parla con gli Skyfisher. Courier. Se giro giusto. Gli permette di vedere vita counter. Di prendere vita però counter sprecarlo così non penso si è dimenticato è appena entrata ok l'ha giocato con Dust to Dust in mano ancora ha Omen in mano prego grazie Omen infatti e gioca courier di nuovo infatti tu avresti preso di nuovo courier di giocarlo per fare un oracle
Nel senso, per vedere le prime due. Cos'è il courier? Cos'è? Tre, cos'è il 2-3? È un 1-1 volante. Ah, è volante. Che però. Pensavo girato solo per quello. Guardi le prime due. Se è un artefatto quello che prendi in mano, guadagni vita. Okay. Guadagni 3 punti vita. Prende il chierico. Deve aver senso. Chierico. Ha spaccato. Evoque. Ha spaccato giorni, così torna in campo Dignitavio e si guadagna il turno, però cioè alla fine lui non interessa prendere tempo, perché cioè deve vincere per pattare. No, aspetta, sta decidendo gli attaccanti, perché aveva indietro anche le... Cosa è successo? Si vede che c'è stato un momento di defiance, no? Secondo hai degli spasmi. No. Neanch'io. Però sta cercando di calcolare sia i turni che le vite che gatto, gli vanno. Gatto. Sì, vabbè. Ah, perché il gatto comunque va. Gatto! Sì. Spavento, gatto. Citazione, raga, chat, citazione a che film? Il vecchio della mi sembrava, Disney. Mi sembrava un po' buono. No, non lo so. Gatto! No. È la fine di un film. Non mi ricordo. Gatto. Monster & Co. Ah, ragazzi, via. Mike Wazowski. Wazowski. Porca troia. Sì, la Mike Wazowski. Oh, ecco. Perché secondo voi perché ha fatto sacrificare i gatti? Perché non aveva mano open e non potevano attaccare il turno successivo. E mo c'ha di Santa in campo, no? Ma cazzo fa a vincere Santa? Vabbè, Santa deve sopravvivere. Santa deve solo sopravvivere. E a uno, minchia, ragazzi. C'è proprio tutti con la vieni che dalla chat. Guarda, aspetta, se dai la chat non può altro l'accezione. Se quanti volanti. Ragazzi, guardate come c'è l'acqua alla gola. Ragazzi, tre, io mi sento con la re. Guarda, non si sente l'acqua alla gola. Uno a due. L'acqua alla gola. Cioè, ragazzi, vedete. Sono così. Queste mo. Con l'acqua alla gola. Ha lui due core e non so se il courier vola. Sì, 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 il courier vola. Quindi ha tre volanti contro tre volanti. Però gli rimangono tre creature. Giù e ne ha lui un problema 3, 4, 5, 6 stretta mano e mi sa che deve concedere e vanno sì. Patto minchia tutte le scarte invece. Ma perché concedere? Erano tre pari più volanti no, e no ma tutti Santa tutti quelli sotto mi sa che Santa va un parante qualche parante in meno sì. Vabbè, Santa. Avevo detto che Santa perdeva questa partita. Sì, però non pensavo che era così lunga. Ieri non è stata però, certo. Vabbè, già non hai visto l'inizio, è arrivata l'Ande. No, non si è recuperato. Quindi, mazzo di Santa non muove mai. Come il Cobra Kai. Cobra Kai non muore mai. Appena visto la serie... Anche Nicolai. Lasciamo stare.